Ciao ragazze, questo sarà un video in collaborazione con Regina Cati 85, ovvero Caterina, che saluto e le mando un bacione. E io mi occuperò della nail art e lei del make-up. E abbiamo deciso di realizzare appunto un make-up e una nail art con i colori del nero, l'argento e il bianco. Vi lascio una foto della nail art a cui mi sono ispirata, che ho voluto riprodurre. Ho visto questa foto e mi è piaciuta tantissimo e ho voluto appunto riprodurla per questa collaborazione e vi dico anche l'occorrente. L'occorrente per questa nail art è un gel nero o smalto nero, un gel o smalto argentato, una vernice acrilica o smalto bianco, un dotter a punta fine, un pennello punta zero e un buffer nel caso in cui usiate i gel, altrimenti non vi serve. Allora, il primo passaggio è successivo ad ave dopo aver steso la base di gel. Io in questo caso ho già su appunto la base della ricostruzione che non vi mostro in questo video, ma che comunque vi registro tutti i passaggi della ricostruzione in un altro video. Quindi se siete interessate lasciatemi un commento così ve lo carico se vedo che appunto interessa a diverse persone. In questo video appunto vi mostro solo la nail art e come primo passaggio dobbiamo prendere il gel argentato e uno spot e creare la nostra French obliqua con una specie di codina, in questo modo. Dovrebbe venire più o meno in questo modo e ora io metto in lampada a far catalizzare. Dopo 2 minuti il gel sarà catalizzato, quindi andiamo a prendere il nostro gel nero con lo spot, riempiamo la parte mancante qui ai lati della French argentata, appunto, dove manca la parte per formare una French normale. Se non vi è venuto perfetto, potete benissimo delinearlo con un pennellino piatto. Vi consiglio comunque di utilizzare uno spot molto sottile, così siete più precise. Il risultato più o meno dovrebbe venire così, quindi io metto in lampada a catalizzare 2 minuti. Ora con un pad imbevuto appunto di sgrassante o di solvente senza acetone, vado a sgrassare. In questo modo e con un buffer delicatamente, in modo da non togliere il nostro decoro, il colore, vado a opacizzare tutta la superficie dell'unghia. Dopo aver opacizzato, puliamo la superficie con una spazzolina. E possiamo iniziare a decorare con la nostra vernice acrilica, perché la vernice acrilica appunto colora solo sulle superfici opache. Quindi con il mio pennellino punta zero imbevuto di vernice acrilica bianca diluita con un po' di acqua, vado a fare delle piccole decorazioni. Allora, il risultato più o meno dovrebbe essere questo. Fate conto che le mie linee sono venute davvero imprecise e irregolari, perché con davanti una fotocamera che è qui proprio davanti a me non riesco a fare chissà che cosa. L'ho riprodotta anche su una tip, la nail art, che è venuta un po' meglio, diciamo.
Quindi in teoria il risultato finale appunto è questo. Sulle altre dita potete creare o una French oppure fare tutta l'unghia di questo colore oppure di questo colore, ovvero argento o nera. A me piace ricrearle solo su un dito, ovvero l'anulare. Quindi questo qui è più o meno il risultato finale. Io mi scuso per la luce e per le inquadrature che sono davvero pessime, lo so, però purtroppo non so come inquadrare quando faccio la ricostruzione, è un casino, ancora devo riuscire a impostare bene la fotocamera. Quindi nel frattempo, mentre riesco a impostare meglio la fotocamera, scusatemi, ma devo registrare in questo modo. Comunque, questo è tutto, il video è finito, qui sigillate con appunto il sigillante nel caso della ricostruzione, anzi procedete con la bombatura e poi sigillate, oppure nel caso di una nail art con dello smalto, sigillate con uno smalto trasparente. Quindi questo era tutto, io spero che la nail art vi sia un minimo piaciuta e scusate ancora, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!